sto tentando un nuovo metodo di registrazione, quindi potrebbe non andare troppo bene. Ad ogni modo, benvenuti in questo nuovo video, sono AndreLink91 ed oggi siamo tornati su Yo-Kai Watch Puni Puni. C'è un nuovo evento, ed è l'evento Budokai di Buso Amaterasu. Ora, dalla mia conoscenza, Buso dovrebbe indicare aura o armatura, quella che in teoria vediamo in Dragon Ball e in One Piece, ma potrei sbagliare. Ad ogni modo, l'evento, come ho detto, è un Budokai, quindi è molto particolare. Insomma, vediamo un po' cosa ci aspetta. Yo-Kai Watch 4 comunque, il che non mi rende particolarmente felice, anche perché siamo prossimi all'uscita di Yo-Kai Watch Y. Nonostante l'anime sia già in gran carriera in Giappone, in sviluppo, però le cose sono sempre le stesse, ovvero cerca di recuperare tutti i sigilli per sbloccare le ricompense. Le vediamo subito le ricompense. Io come sempre consiglio di prendere Uccelladro, ma alla fine non è che cambia poi tanto. Quale scegliete, scegliete, non importa. Ora, vediamo quali sono queste ricompense. Andando sulla cesta del tesoro, vediamo appunto che ci sono da completare diversi riquadri, diverse opzioni, e ovviamente completando tutte quante le pagine che ci richiede da trovare, potremo poi andare avanti, sbloccare appunto un segreto dell'anima, quindi riceverlo e andare poi al successivo. Infatti ci dice prima di completare le pagine. E lo yokai che possiamo trovare alla fine è Hao Shen. È uno yokai di rango Z, piuttosto forte, non è lo ZZ, ma comunque ha il suo perché. Vediamo le quest dell'evento che non sono attive, ma io le so. Ovvero partecipare all'attacco al punteggio, vincere 3 volte il torneo, vincere 5 volte il torneo, vincerlo 10 volte e vincerlo 15 volte. Quindi se lo vincete un totale di 15 volte avrete completato queste 4 missioni principali, e se giocate l'attacco al punteggio avrete completato tutte quante le quest e riceverete una Niambo Coin. Ovviamente in questo torneo non mancheranno yokai che danno boost a noi o nerfano l'avversario. Comunque sia, vi faccio vedere come si svolge. Farò una battaglia veloce del torneo e poi andremo a fare ovviamente le slottate di consuetudine. E le missioni ve le elencherò molto velocemente. Ovviamente, come per tutti quanti gli eventi, i primi livelli sono i più facili in assoluto, vincete senza problemi. Quindi i primi 5 tornei non avrete problemi a superare le sfide. Ecco, già io per esempio ho ricevuto come ricompensa una pagina della tribù Spaventa Tutti, e si aggiungerà automaticamente ai segreti dell'anima. Ma volendo possiamo anche andare a controllare, perché no? Eccola qua, vedete? Si aggiunge da sola. L'unica cosa, lo stage segreto, che è da sconfiggere questo yokai, da un nome particolarissimo, e se lo sconfiggete vi si aprirà lo stage segreto. Ovviamente deve capitarvi nel torneo, vi capiterà a un punto random del torneo, quindi assicuratevi di essere pronti per affrontarlo. Non so se sarà forte, non so quanto possa essere forte e in quale punto del torneo lo troviate, penso faccia poca differenza comunque. Possiamo intanto però andare a vedere ciò che ci può aiutare in questo torneo, ovvero spendendo un po' di punti yokai potremo aumentare la nostra barra della salute o fare più danno al torneo. Potremo poi comprare, man mano che vinceremo i tornei, sempre più oggetti. Se arriviamo a vincerlo un totale di 50 volte potremo comprare l'esfera eterna, non lo so come si chiama in italiano, però abbiamo anche un segreto dell'anima G, che per gli yokai di rango tripla S che sfruttano le abilità G, come anche gli Z e gli ZZ, è un oggetto da trovare assolutamente. Comunque sia, molto velocemente vedremo anche le missioni e poi faremo la slottata, perché le missioni sono solo da completare alcune sfide. E poi sono divise, per esempio, questa qui è la score challenge, ovvero il punteggio. Questa qui invece sono le combo challenge, queste qui le sfere bonus challenge. Insomma, mano a mano che fate capite quello che dovete fare, non è troppo difficile. Quindi punteggio, combo e sfere bonus. Questi bonus però possono essere attivati solo nell'ultima lotta del torneo, altrimenti non contano. Ad ogni modo, le altre missioni sono di andare a rubare agli avversari e queste qui sono di completare il torneo.
Quindi dalla numero 1 alla numero 7 sono di rubare agli avversari. Ma come si fa ad andare a rubare gli avversari? Lo andiamo a vedere a breve. Mentre dalla questa qui, dagli simboli poi li riconoscete comunque sia a forza di guardarli, sono di vincere un certo numero di volte il torneo, fino a un numero massimo di 100, che credo non arriverò mai a fare. Ma se mi ci metto a giocare, a un novantello ci arrivo. Quindi come si fa per andare a rubare? Molto semplicemente, basterà cliccare sull'icona del tesoro, scegliere una di quelle opzioni che, tra le quali avete disponibili, premere sul pulsantino giallo e scegliere una persona tra quelle disponibili. Se per esempio scegliete il foglio giallo, avrete un boost negli yokai misteriosi e così via per tutte le altre. Ma dovete avere dei biglietti per rubare, questi biglietti qui. Come si prendono questi biglietti? Beh, o li comprate dallo shop, ad esempio questa qui, dopo aver vinto una volta il torneo, vi verrà reso disponibile il primo biglietto, oppure completando alcune delle challenge. Però il più è fatto, il più è detto, andiamo a farci un paio di slottate. Avevo un po' di soldi da un acquisto precedente e ho fatto una slottata qui sulla slot che appunto fa uscire un SS garantito. E dovrebbe essere l'SS dell'evento, un SS di questo evento. Vediamo però cosa ci capita. È tipo 1 euro 120 yen, ne ho 750, un acquistino facciamolo. Bon, pagamento riuscito. In automatico ci andrà nella slot, facciamo la slottata, ovviamente Whisper. Oh, però questo è un SS buono allora. Ok, questo è un SS dell'evento, è un Wokshillo che ancora non aveva mangiato abbastanza. Sì, questo è uno yokai evento. Perfetto, mi sa che se ne può fare solo una, sì, ad evento. Esatto, va bene. Noi non ci scoraggiamo e andiamo a farne un paio da multisummon, sperando che ci capiti. No, però non è detto, sono tutte rosse, potrebbe ancora uscire qualcosa. Eccolo, questo qui nuovo, va? Questo qui sì, anche l'avevo visto, di Forever Friends, del film. Ma perché li stanno riproponendo quelli del film? È molto strano. Ok, speriamo che la seconda ci vada bene. Mi è andata di lusso con il doppia Z con barba demone. Quindi, insomma, la fortuna un po' l'ho consumata. Non è comparso neanche Whisper, ma ok. Apriamole tutte con due oro. Attenzione però, non male, perché l'insalata, il sedano, va bene. Abbiamo un libro dei pionieri yokai. Darwin, ok, abbiamo Darwin. Oddio. Non ci arrivo a 4.500, però una da 500 la voglio fare perché abbiamo le possibilità aumentate. Ne faccio un paio magari, se non trovo... Ecco, anche eccola là. Mannaggia! Perché quello che dovrei fare io è o giocare all'impazzata e quindi farmare tanti punti, oppure non slottare, perché sennò non... Ah, ok, questo è un yokai nuovo. L'unico modo per trovare al 100% gli yokai che vuoi trovare è giocare di continuo a Yokai Watch, però quegli eventi che ti permettono di farmare senza che poi il gioco diventi sempre più difficile, perché il torneo, mano a mano che vai avanti, diventa più difficile. I portali bizzarri... Ah, ho fatto il trio! Ok, i portali bizzarri mano a mano che vai avanti diventano sempre più difficili e danno sempre, a meno che tu non sconfigga il boss, pochi punti. Quindi, no ragazzi, a questo punto non posso fermare... No, un altro libro di Darwin? Ah, accidenti. Guarda, anche a costo di finirmela a sto punto, ma le faccio tutte, Ancora! Ma dai, perché? Dai, questa è l'ultima. L'ultima poi basta. Quello che trovo, trovo. Se non trovo, non trovo. Allora niente. Proprio il gioco questa volta dice no, Andrelink. Fin troppa fortuna hai avuto. In effetti ho trovato... Vabbè, il rango doppia S di là. Un altro SS di qua. Insomma, direi che dovrei accontentarmi. Però non sono gli yokai dell'evento. Però ad esempio lo yokai ragno e il Wokshillo danno un boost a te e un nerf contro alcuni yokai.
quindi non sono proprio malaccio da usare in questo torneo, magari un impiego in squadra glielo trovo. Ad ogni modo, io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video, vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!